Eccoci in diretta. Aspetta un minuto e iniziamo. Nel frattempo, chi si è già collegato, se vuole farmi poi delle domande, me le scriva che ne parliamo insieme. Oggi voglio parlare un po' di quello che è successo durante la settimana, ma in particolare condividere con voi un po' di opinioni e pensieri su alcuni temi in particolare. Ho appena avuto il modo, la sfortuna magari di ascoltare l'intervista, chiamiamola così, che Fontana ha avuto su Rai 2, un'intervista che dimostra il livello del giornalismo italiano e soprattutto come il servizio pubblico sia praticamente a servizio di una certa politica, di chi ha messo lì determinati direttori. Stiamo parlando del TG2, il direttore del TG2 è stato nominato e fortemente voluto dalla Lega. Strana coincidenza che il nome è Fontana, poi non è parente, però oggi Fontana intervistava Fontana e la differenza appunto non si divideva tra quello che era l'intervistato e l'intervistatore. Sia lui che la giornalista hanno fatto 20 minuti di completo zerbinaggio, non c'è stato una domanda, non c'è stata una domanda per metterlo in difficoltà, è stato tutto basato su fare degli assist per cercare di ricostruire l'immagine del governatore Fontana, della giunta leghista. Tutte le domande venivano fatte dal punto di vista economico, ma addirittura c'è stato poi un momento spettacolare quando addirittura veniva mostrato sullo screen che era dietro Fontana, addirittura le slide che Fontana solitamente utilizza con i suoi assessori in Regione Lombardia per far vedere come la Regione Lombardia era stata brava nel far debito per 4 miliardi per far partire delle opere pubbliche sulle quali poi vogliamo ancora capire quale sarà l'utilità, perché dentro quei 4 miliardi ricordiamo che c'è il finanziamento pesante e ancora ulteriore per centinaia di milioni di euro a Piedemontana. Ci sono finanziamenti ad autostrade e opere praticamente inutili e la maggior parte di quel cosiddetto piano Marshall è stato utilizzato per fare un marchettificio totale sul territorio, soprattutto nei comuni a guida leghista. Quindi questo è stato poi il riassunto dell'intervista, dove è stato dato spazio solamente a Fontana per raccontare tutte queste cose meravigliose. Non c'è stata una domanda su Aria, non c'è stata una domanda sulla questione delle mascherine e dei camici, non c'è stata nessuna domanda e nessun approfondimento in merito a tutti i problemi che Regione Lombardia ha avuto sia nella campagna vaccinale, sia per quanto riguarda tutti gli acquisti e soprattutto la notizia di ieri è che in Regione Lombardia si è presentata a Corte dei Conti, Corte dei Conti che ha iniziato a inizio marzo una indagine sul cattivo funzionamento di Aria e ieri ha fornito praticamente quelle che erano le conclusioni di questo report e da questo report emerge una cosa, o meno, meglio, più cose, perché è stato riassunto addirittura in 300 e passa pagine di relazione, che Aria, che è la società regionale appunto che è venuta alla cronaca proprio per tutti i problemi che avete visto tutti, ci sono stati sulle prenotazioni dei vaccini, su tutto il caos legato ai dati sbagliati mandati al governo che poi avevano portato Regione Lombardia ad essere in zona rossa. Quindi tutte queste problematiche di un'agenzia regionale che è nata durante questa legislatura, fortemente voluta da Fontana, dalla Lega, tanto è vero che l'assessore Caparini, leghista, uomo forte di Salvini, alla delega sulla gestione e il controllo di questa società regionale, aveva proprio l'obiettivo di centralizzare gli acquisti, offrire piattaforme informatiche e conoscenze informatiche per migliorare tutto l'aspetto della digitalizzazione e dei servizi informativi lombardi e inoltre poter fare gli appalti in modo chiaro, trasparente e meno costoso. Risultato della relazione della Corte dei Conti: un disastro totale. Corte dei Conti dice innanzitutto che Aria, che è società regionale, è completamente fuori controllo. Questo vuol dire che Caparini, Fontana, la giunta
a maggioranza traino della Lega, con a bordo Fratelli d'Italia e Forza Italia, non sono in grado, questo lo dice la Corte dei Conti, e non hanno consapevolezza di quello che succede in una loro società. Quindi, chi deve avere il volante saldo tra le mani non riesce a controllare né guidare e soprattutto non riesce a garantire la qualità dei servizi. Qualità dei servizi che sono clamorosamente fallimentari, perché sempre nella relazione ci sono specificate tre cose gravissime. La prima cosa è che una società che dovrebbe fare appalti non fa appalti. Praticamente il 50-60% degli appalti vengono gestiti in modo autonomo, per esempio dagli ospedali, dalla SST, quando invece dovrebbe essere Aria a ottimizzare gli acquisti e centralizzarli. Quindi la prima cosa che Aria doveva fare non la sa fare e la fa malissimo. Secondo punto, dal punto di vista informatico è un disastro, ce ne eravamo già accorti senza la Corte dei Conti. Oggi la Corte dei Conti certifica in modo chiaro che cosa? Che Lombardia, quella che era Lombardia Informatica, che è diventata Aria, non sa utilizzare nemmeno il computer. Ancora ad oggi, tutti quelli che sono i flussi informativi, tutti quei flussi che servono per automatizzare e migliorare, per esempio, le prenotazioni, le liste d'attesa nella sanità o che altro, in molti casi, nella gran parte dei casi, viene fatto con dei fogli Excel. Cioè, noi abbiamo pagato un sistema ad Aria per gestire le prenotazioni, 20 milioni di euro, dove la gestione è con dei fogli Excel. Questa è l'eccellenza che è stata in grado Regione Lombardia con Aria di portare all'interno dei sistemi informativi. Altro e terzo fallimento, certificato dalla Corte dei Conti, è ancora più grave. È il costo e gli sprechi di denaro pubblico. La Corte dei Conti ha evidenziato, uno, che ci sono tante, troppe consulenze. Allora questo ci fa venire il dubbio che una società come Aria non sia nata per portare miglioramento ai cittadini, ma forse per poter dare consulenze, consulenze, consulenze a chi, Corte dei Conti, dice che le spese, soprattutto quanto viene pagato in media come consulenze agli avvocati, è troppo, troppo alto. Quindi da una parte abbiamo chi dovrebbe controllare, che non controlla, e questa è la giunta regionale con le responsabilità, Fontana, Caparini, gli assessorati e quelle che sono le strutture di controllo. E dall'altro una società che costa milioni di euro, che impiega centinaia di persone, che negli anni purtroppo si è trasformata in un poltronificio, che ha troppi dirigenti, che quello che dovrebbe fare in casa dà tutto all'esterno, relega tutto all'esterno, con costi altissimi, con risultati fallimentari. Questo i giornalisti di Rai 2 a Fontana non l'hanno chiesto, come non gli hanno chiesto nulla, nulla delle indagini in corso in merito a tutta la questione che riguarda il governatore Fontana, per il quale risulta indagato. Ed è tutto per tutto quello che riguarda i conti, i famosi conti delle Bahamas, i conti svizzeri, lo scudo fiscale della madre, le presunte, e lì verificherà la magistratura, firme false. Su questo non è stata fatta nessuna domanda. E io mi chiedo se stiamo parlando di un giornalismo, di un servizio pubblico, o stiamo parlando semplicemente di un organo di stampa che nemmeno il Minkulpop dell'Unione Sovietica riusciva a paragonarsi a questo. Quando parliamo di regime informativo, parliamo di questo. Io davvero vi invito, non per farvi sentire quello che dice Fontana, che è la solita storia trita e ritrita che racconta ormai da più di un anno per cercare di scaricarsi le colpe e darle colpe a qualcun altro, ma semplicemente per accorgervi e rendervi conto del fallimento, del disastro dal punto di vista giornalistico che abbiamo nel nostro paese. E vi dico, è veramente imbarazzante, a me questa intervista ha veramente lasciato senza parole, perché mi aspettavo sicuramente da parte di Fontana, giustamente dalla sua parte, un cercare di scagionarsi e soprattutto portare dal suo punto di vista tutte le cose belle dal suo punto di vista fatte in Regione Lombardia. Ma signori, c'è un limite anche alla decenza. C'è
Adesso do spazio un po' a alcune osservazioni perché ho visto che avete iniziato un po' a scrivere, non riuscivo a vederle dal computer. Allora, vedo Antimo che parla dei vitalizi, a queste persone ignobili. Penso che tu faccia riferimento a quello di cui abbiamo parlato anche nella scorsa diretta e che abbiamo commentato chiaramente con le giuste parole dure con le quali bisognava commentare riguardo a Formigoni. Qui per fare chiarezza, perché come al solito, anche in questo caso, la disinformazione ci ha messo del suo, non c'entra nulla il reddito di cittadinanza e le motivazioni prese da Paniz, l'avvocato che sta cercando di difendere in tutti i modi i vitalizi di queste persone, ok, tutti questi privilegi della casta, con quanto poi ha deciso la commissione contenziosa del Senato. Dobbiamo ricordarci che i regolamenti con cui le due camere del Parlamento, Camera e Senato, si vanno a regolare, quindi dai regolamenti interni, dai regolamenti dei trattamenti pensionistici, del TFR o che altro, non rientrano nel regime ordinamentale legislativo classico, ma entrano nel regime di cosiddetta autodichia. Che cosa vuol dire? Che questi due organi, Camera e Senato, hanno, diciamo, una loro legge speciale che viene votata appunto dalla Camera o del Senato, proprio quando vengono definiti i regolamenti, e poi esiste una sorta, diciamo, di commissione che va ad accogliere eventuali contestazioni fatte su alcune decisioni prese. È un po' come quando fate un'assemblea di condominio e le regole di condominio le decidete voi. Poi, se qualcuno ha qualcosa da ridire, lo riporta l'amministratore e poi in assemblea si decide se quelle ragioni sono valide oppure no. Questo succede identico in Camera, alla Camera e al Senato. E cosa è successo? Che la commissione contenziosa del Senato è stata chiamata a rispondere dall'appello fatto dalle persone che erano rimaste escluse dal cosiddetto vitalizio, quindi tra i quali anche Formigoni. E cosa è stato detto? Hanno preso come scusa un cavillo prevista nella legge del reddito di cittadinanza per dire, vedete, il reddito di cittadinanza, che è una cosa diversa, completamente diversa chiaramente di un vitalizio, non viene escluso nel caso in cui una persona è stata condannata per esempio per i danni contro la pubblica amministrazione, ma solo per condanne per terrorismo oppure per mafia. Quindi è ingiusto che Formigoni ed altri, perché poi sono arrivati a ruota del Turco ed altri condannati, ok, che hanno fatto, nonostante fossero senatori, deputati, presidenti di regione o che altro, reati contro la pubblica amministrazione e condannati definitivamente, questi reati non rientrano. Quindi dobbiamo restituirgli il vitalizio. La commissione contenziosa formata da per esempio Caliendo che è di Forza Italia, la senatrice Riccardi che è della Lega e dal senatore Pillon, anche lui della Lega, più altri due tecnici, si è riunita e poteva decidere se dire sì, queste motivazioni ci sembrano giuste oppure no, in modo inconfutabile. Hanno deciso di dire sì, con queste ragioni, secondo noi, bisogna ridare, e lo stanno ridare 7.000 euro a Formigoni. Sarebbe bastato, e quindi raccontateglielo a tutti quelli che dicono è colpa del reddito di cittadinanza se Formigoni ha ancora il vitalizio, di non raccontare balle. Se i loro partiti, Forza Italia e Lega, che sono sempre con la bocca piena per parlare di difesa dei territori, delle persone o che altro, avessero votato no con i loro tre rappresentanti, ad oggi Formigoni avrebbe preso, come stava prendendo, i 700 euro di pensione minima che gli era stata votata sempre dal Senato stesso con l'autodichia che vi dicevo prima, perché è persona indigente. Punto, punto. Formigoni, quindi ricordatevi, torna a prendere 7.000 euro perché gli esponenti in commissione contenziosa di Forza Italia e Lega hanno votato sì. Formigoni
Formigoni deve riprendere quei soldi, punto. Tutto il resto sono racconti da azzeccagarbugli di chi vi vuole prendere in giro. Quindi ricordate bene questa cosa e sfido chiunque a contestarla. Quindi se c'è anche qualcuno, perché io ho visto che io ho mandato dei comunicati stampa scandalizzato insieme al mio gruppo consigliare di questa situazione sui vari social, che altro che sparavano supercazzole per dire è colpa vostra perché il reddito di cittadinanza l'avete fatto voi. No, cari leghisti, forzisti o che altro. È colpa vostra perché voi continuate a votare quelle persone qui che vi fregano e dall'altra parte voi andate ad applaudire. Quindi bisogna anche ricordarsi bene le cose e quindi la verità è questa qui, signori. Altra cosa di cui vi volevo parlare, vediamo un attimo che ci sono altre domande. Allora, i giornali, c'è chi come Nadia, anche lei non è contenta, diciamo, dall'informazione. Francesco Zancone, esatto, appunto l'auto di Kia, di cui ne abbiamo appena parlato, c'è come Simone che parla di Paniz, appunto il difensore appunto di coloro che prendono il vitalizio, e sappiamo bene Paniz, ora non mi ricordo, non vorrei dire una stupidata, ma Paniz forse era anche lo stesso avvocato che aveva portato le motivazioni con cui poi Berlusconi non è stato processato per la questione, cioè non c'è stato l'ok da parte della Camera e del Senato per farlo processare per la questione di Ruby quando aveva detto che era la nipote di Mubarak. Se non mi ricordo male, probabilmente Paniz, però dovrei andare a verificare. Stefania mostra poi la differenza tra quello che è il reddito di cittadinanza, che è 500 euro nella media italiana rispetto al vitalizio 7.000 euro, dice trova le differenze. Esatto, poi vediamo un attimo, ci sono altre domande, vediamo se ci sono altri temi, altrimenti vado avanti su altre cose di cui vi volevo parlare. Vediamo. Togliere legge a personam, dice Kelly. Allora, come vi dicevo prima, queste leggi ad personam o a categoria, mettiamocela così, senatori, parlamentari o che altro, vengono proprio definite da questa autodichia, cioè sono proprio Camera e Senato che possono legiferare indipendentemente da tutto quello che è l'altro, diciamo, assetto legislativo. E come vi ho detto prima, semplificando, è proprio come fare il vostro regolamento condominiale. Quindi sarebbe sulla carta molto più semplice rispetto alle altre leggi, perché se tutti i parlamentari che ora siedono in Parlamento dovessero essere d'accordo, o nella gran parte, su alcune modifiche regolamentari, basta che loro le votano e sono, diciamo, in vigore dal giorno dopo. Punto, finito. Molto più semplice rispetto a una legge che deve fare chiaramente tantissimi altri passaggi e sarebbe molto più lunga come approvazione. Quindi ricordiamoci anche questa cosa. Quando i partiti dicono è impossibile togliere questo o che altro, si dimostra il fatto che era possibile perché i vitalizi sono ancora tagliati alla Camera, dove la presidenza della Camera è in mano al Movimento 5 Stelle e che quindi non ha calendarizzato nessuna messa in discussione di quelli che sono stati i tagli dei privilegi per quanto riguarda la Camera. Al Senato, e trova le differenze, c'è invece la Casellati, Forza Italia, che non vede l'ora di calendarizzare tutte queste sedute o convocare la commissione contenziosa per cercare di demolire pezzo dopo pezzo tutte le azioni fatte dal Movimento 5 Stelle quando riusciva a far valere molto di più il suo peso a livello parlamentare, perché era uno dei due contrappesi forti di governo, rispetto a ora, dopo che c'è stato il nuovo governo Draghi, purtroppo il Movimento 5 Stelle non ha più, diciamo, lo stesso peso all'interno di questo governo. Pierpaolo mi dice: se tutti i giornali danno ragione a queste persone non si arriverà a una soluzione. Se la sono presa con chi voleva fare il bene del paese e poi si vede dove siamo finiti. Purtroppo è una amara e dura verità, Paolo, quello che tu dici, è quello che vivete voi come o attivisti, sostenitori, quotidianamente quando vi confrontate e assistete a quelle che sono le trasmissioni televisive, leggete i giornali o che altro, e magari in prima persona nelle istituzioni, noi portavoce nelle istituzioni, dove c'è sempre in corso da anni, ormai
da 10 anni, anche da più di 10 anni, il continuo denigrare le azioni del Movimento 5 Stelle, proprio in quella volontà di ribaltare completamente la realtà. E questo continuo lavaggio del cervello, questo continuo attacco nei nostri confronti, avete visto che mostri genera? E ve l'ho presentato, cioè, in un paese normale, restituire un vitalizio ad una persona che negli anni ha prestato tempo sicuramente per fare, a coprire un ruolo pubblico, ma ha utilizzato questo tempo nel suo ruolo pubblico per fare atti corruttivi, come recita la condanna a 5 anni e 10 mesi passati in definitivo di Formigoni, e non per i beni, dei beni dei cittadini. Quello che lui ha maturato nel fare pubblico servizio all'interno delle istituzioni, non ha più senso darglielo perché lui ha disonorato le istituzioni. Ricordiamo che Formigoni, Daccò e chi faceva parte di questo cerchio magico che poi è stato condannato e che nascondeva sotto tutto questo fenomeno corruttivo, è stato condannato a restituire i soldi alla collettività. Io adesso voglio capire se questi soldi, 7.000 euro al mese, almeno ritornano in un altro modo alla collettività, al netto che è scandaloso che passa il messaggio che tu, se copri un ruolo importante, prestigioso come governatore di una regione o se un parlamentare o se un senatore o un consigliere regionale e vieni trovato con le mani nella marmellata, hai ancora i diritti come se tu sei una persona che invece ha fatto bene per i cittadini. No, è sbagliatissimo. E purtroppo i giornali fanno passare questo messaggio perché, come dicevo anche l'altro giorno, chi poi denuncia queste cose viene descritto dai giornali come un forcaiolo, come uno che vuole continuamente trovare la negatività nelle istituzioni, uno che soffia sul fuoco, eccetera, eccetera. Invece chi ruba, chi viene condannato, invece viene premiato. Questo è il messaggio che noi stiamo dando ai giovani, a chi si avvicina alla politica o alle persone che assistono ormai, penso con poca speranza, a questo indegno teatrino a cui assistiamo tutti i giorni. Guardiamo se ci sono altre domande. Allora. Ah, Favaloro Bartolo mi chiede se volevo sapere se la commissione contenziosa è stata eletta con Draghi o precedentemente. No, la commissione contenziosa è stata costituita nei governi precedenti. So che sono stati forse cambiati un componente su cui poi c'è un supplente. E c'è stato forse un riequilibrio di pesi, semplicemente, però no, l'elezione è stata fatta prima della commissione. Vediamo se ci sono. C'è Francesco che mi dice che ha ascoltato anche Monica a riguardo. Bene, sì, perché anche Monica so che, come tutti noi in Regione Lombardia, come tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, abbiamo alzato la voce su questo tema e ci stupisce per l'ennesima volta il silenzio del Partito Democratico. Partito Democratico che si è astenuto ad ogni commento sulla questione Formigoni quasi se come se fosse una cosa normale. E il dubbio mi viene perché forse qualche altro esponente che ha fatto parte o della sua coalizione o che altro forse beneficerà di questo precedente che ha aperto chiaramente un'autostrada ai ricorsi e che purtroppo adesso il Movimento 5 Stelle si è ancora opposto, ha fatto delle azioni per cercare di bloccare questa delibera, però è chiaro che questa delibera restituisce nelle tasche di chi è stato condannato tutti questi soldi, purtroppo. Ah, ok, sì, c'è Zangone dice per forza se nella commissione Senato regolamenti non esistono tra i tre portavoce senatori, è più che ovvio, esatto. Purtroppo, ve l'ho detto, a livello politico i rappresentanti presenti in questa commissione sono uno di Forza Italia e due della Lega. Esiste un rappresentante del Movimento 5 Stelle, ma è come supplente. In quella seduta c'erano i tre di espressione parlamentare più i due tecnici, il Movimento 5 Stelle non ha potuto nemmeno esprimere il suo voto negativo. Sarebbe stato comunque 4 contro 1 e sarebbero comunque in ogni modo riusciti a far passare questa ennesima schifezza.
C'è Elena che mi dice oggi le priorità sono per gli italiani che soffrono, non per i vitalizi di questi parassiti. Hai ragione, Elena, hai ragione. Ed è il motivo per il quale noi dicevamo che anche nelle scorse settimane e purtroppo negli ultimi mesi, dove tutta la cronaca è stata spostata prima su Renzi che ha fatto cadere il governo, sulla nascita del nuovo governo, ora su tutte le discussioni con Draghi o che altro, abbiamo avuto solamente ieri, da inizio anno, ieri, quindi a metà aprile, i primi nuovi scostamento di bilancio per mettere della nuova liquidità alle gente che soffre. E ora poi mi vengono a raccontare che finalmente si respira perché ci sono le nuove date della riapertura e Salvini si sta vantando che è tutto merito suo. A parte che la zona gialla sarà zona gialla se ogni regione avrà i numeri per essere zona gialla. Non è che avendo detto che dal 26 aprile si riapre la zona gialla, tutta l'Italia torna in zona gialla. Torneranno solo quelle regioni che avranno l'RT che gli consentirà di essere in zona gialla. Quindi, come avveniva e sempre avvenuto fino ad oggi, al netto di solamente questo mese dove la zona gialla era stata congelata proprio per la questione di cercare di contenere la pandemia e quindi al più si poteva andare in zona arancione, che chiaramente non era paragonabile con il lockdown serrato che abbiamo vissuto l'anno scorso. Quindi anche tutto questo entusiasmo portato da Salvini o che altro va misurato nelle parole e anche, come in questo caso, come viene presentata la notizia sui quotidiani, sui giornali, che facevano passare e dicevano che eravamo già tutti in zona gialla. Non è vero, ogni regione avrà il suo RT, ma come funzionava prima? In base all'RT una regione sarà gialla, arancione, rossa o bianca, nei casi più virtuosi. Vediamo altre domande che Valeria appunto ribadisce il concetto di autodichia e purtroppo è così, esiste questo, c'è questo autoregolamento e questo è quello che regola. C'è come Stefania dice che Mentana su Formigoni non ha proferito parola. Stefania dice rivogliamo vedervi nelle piazze, ci torneremo molto volentieri Stefania, però come sai è molto difficile in questo momento. C'è Antimo che mi dice perché non fate cadere tutti in modo da smascherare il PD e Lega FI che vanno comunque a braccetto? È proprio per quello che dici tu, perché il Movimento 5 Stelle potrebbe anche uscire dal governo, però il governo non cade, perché comunque il Movimento 5 Stelle in questa configurazione di governo dove c'è fuori solamente Fratelli d'Italia nella maggioranza che pesava il 5%, quindi diciamo 5-10-6%, non me lo ricordo. Comunque facciamo nel 90% della rappresentanza il Movimento 5 Stelle pesa il 35, e quindi, anzi meno, il 30 e quindi l'altro 65 in mano a un'altra maggioranza che sarebbe PD, FI e Lega. Quindi anche uscire dal governo non darebbe diciamo, nessuno scossone purtroppo. E come avete visto hanno trovato il modo anche questa volta di azzerare la volontà popolare che si era espressa nel 2018 con le ultime elezioni nazionali, dove era evidente che la maggioranza dei cittadini italiani, maggioranza relativa, aveva espresso favore per il Movimento 5 Stelle col 34%. Il Movimento 5 Stelle ad oggi, per come sono riusciti a costruire il nuovo castello, la nuova fortezza, il 35%, il 34% che era il Movimento 5 Stelle, che ad oggi rappresenta proprio l'ultima espressione popolare per quanto riguarda la rappresentanza nazionale, è stato ridotto in minoranza. Ragionate su questo, ragionate bene come la forza che aveva vinto le elezioni è stata portata da giochi di palazzo, giochi di potere, da forzature fatte dalla stampa, dai continui attacchi, dalla disinformazione, dalle alleanze territoriali che da una parte magari governavano inizialmente col Movimento 5 Stelle, sia Lega o PD, ma che poi territorialmente trovavano accordi tra di loro, quindi un indebolimento anche territoriale a livello di immagine, hanno portato la forza che ha vinto le elezioni ad essere minoritaria. Come definite voi questa cosa? Sicuramente aver trovato diciamo, la scrittura istituzionale per riuscire a fregarci ancora. Ci hanno fregato ancora, hanno fregato i cittadini. Gli
li hanno resi inconsistenti dal punto di vista dell'espressione del loro voto. Questo è successo anche negli altri anni, con i governi tecnici. E alla fine chi rimane sempre in piedi? Sono le forze che appartengono al sistema, perché hanno storia nei territori, sono riusciti negli anni a costruirsi le bolle di potere che ci sono nei comuni, che ci sono nelle province, che ci sono nelle regioni, nei consigli di amministrazione, di quale società partecipate, come sono per esempio Aria o che altro, che invece di fare gli interessi dei cittadini con servizi ineccepibili, impeccabili, che riescono a dare una risposta a quelle che sono le esigenze del territorio, rispondono semplicemente a chi li ha messi lì negli anni. Ed ecco che allora risulta chiaro tutto il sistema, quello denunciato anche dai vari, fortunatamente in questo caso denunciato da alcuni giornali, del 15%, che è la quota con cui i nominati nei consigli di amministrazione delle partecipate pubbliche versano al partito, in questo caso la Lega. Partito Democratico, cosa uscita già negli anni passati, l'avevamo denunciato anche noi a Crema, nella mia provincia, dove c'era, non mi ricordo più se era il 10 o il 12%, che per regolamento una persona in quota Partito Democratico nominato in uno dei consigli di amministrazione, nei vari ruoli delle partecipate comunali, provinciali o comunque a nomina pubblica, dovevano versare alle casse centrali del Partito Democratico. Oppure quello che abbiamo smascherato nel 2012 nel comune di Crema, grazie al lavoro instancabile di tutti gli attivisti che si sono messi a controllare le carte, a controllare le delibere, a controllare tutte quelle che erano le entrate e le uscite del comune, dove ci eravamo accorti che un oggi consigliere regionale, che ai tempi era presidente del Consiglio di Crema come Partito Democratico, il Partito Democratico, essendo il suo datore anche datore di lavoro, chiedeva il rimborso al comune di Crema per le ore prestate dal loro dipendente, che era poi presidente del consiglio comunale, le famose 40 ore di permesse, come rimborso perché risultava che, essendo loro un'azienda, si considerano un'azienda, il loro dipendente usciva magari prima dagli uffici del Partito Democratico, non so poi come si gestiscano loro a livello di timbratura o che altro, perché non mi risulta che non ci siano timbrature o che altro, e quindi richiedevano in modo forfettario il rimborso, come prevede la legge, del massimale 40 ore al mese per ogni mese per questa persona che lavorava per il Partito Democratico, ma era anche presidente del Consiglio Comunale. Ci siamo accorti noi, abbiamo detto: ok, questo qui è un diritto, è qualcosa che riguarda la legge. Noi le contestiamo l'opportunità, perché dal nostro punto di vista, se tu sei dipendente di un partito, stai facendo attività politica, quindi dal momento in cui stai facendo attività politica istituzionale, non ci sembra il massimo che il partito richieda il rimborso al comune per le ore, magari quei permessi di mezz'ora, un'ora per consentire alla persona di uscire prima, non lo so, dall'ufficio che altro per raggiungere il consiglio comunale, però al netto di quello non ci sembrava opportuno, però al netto della legalità, garantito dai regolamenti, hanno detto: ma ci fate vedere per esempio le timbrature o che altro? Abbiamo un registro? No, non c'era niente. Infatti con questo avevamo smascherato un po' tutto questo modo semplice con cui i soldi venivano erogati dal comune al Partito Democratico, e nel 2012 finalmente questa cattiva abitudine, almeno nel comune di Crema, dove il Movimento 5 Stelle, con gli attivisti, con gli ex consiglieri comunali, che ai tempi erano Cristian Di Feo e Alessandro Boldi, eravamo riusciti a portare questo caso mediatico, eravamo riusciti a mettere una pezza a una, diciamo, brutta abitudine, una cattiva abitudine. Quello che invece è rimasto, come vi dicevo, invece nei consigli di amministrazione, dove ci sono le nomine politiche, e le nomine politiche rispondono sia economicamente, perché i regolamenti prevedono proprio questi versamenti, 15, 10, il 20% a chi li ha nominati, e contemporaneamente credo a questo punto che ne rispondano anche nelle azioni che facciano nei consigli di amministrazione. Perché
se c'è questa, diciamo, sudditanza, questa riconoscenza nei confronti del partito che ti ha messo nelle condizioni di lavorare in quell'istituto, in quell'ente, immagino che ci sarà molta più attenzione a non dar fastidio al tuo datore di lavoro rispetto magari a fare cose che servono ai cittadini. E questo è un altro, secondo me, punto di riflessione importante che dovremmo sempre tenere in considerazione e soprattutto cercare anche di ricalibrare nelle realtà che viviamo quotidianamente, quindi nei nostri comuni. E quindi ricordate sempre che la massima attenzione deve essere fatta proprio partendo dai comuni, deve essere proprio fatta partendo da lì. Guardo un attimo se ci sono altre domande, un secondo. Allora, vediamo subito perché purtroppo dal computer non mi si aggiornano e devo guardare dal cellulare. Solo un attimo. Vediamo. Ecco qua. Ok. No, purtroppo non riesco a vedere le domande. Eccole qua che sono ricomparse. Stefania mi chiede che fine faranno i dipendenti di Aria. No, i dipendenti di Aria, allora, al momento stanno tranquilli, nel senso che, come è successo quando hanno unito le tre società regionali che prima esistevano come enti separati e singoli, per esempio Lombardia Informatica, Arca o Infrastrutture Lombarde, è nata Aria e sono stati accorpati, quindi tutti i dipendenti sono stati riorganizzati all'interno di queste strutture. Ad oggi Aria non è liquidata. Aria esiste, non penso che nemmeno venga liquidata, non venga messa in discussione, anche perché Fontana, Caparini, eccetera, ora l'hanno difesa. Dopo aver sparato sulla Croce Rossa per cercare di scaricare le loro responsabilità su un ente terzo, quando poi l'abbiamo detto prima, la responsabilità di controllo e di qualità spetta a Regione Lombardia, che non si è mai accorta di nulla. Ora chiaramente la salvano perché è importante mantenere tutto quell'equilibrio di poltrone, assunzione, tutto che hanno fatto negli anni, quindi è evidente che non preoccupatevi, non succederà nulla ai dipendenti di Aria. Vorrei capire piuttosto come verranno valutati i dirigenti, e questa è un'altra partita, perché sempre dal report della Corte dei Conti di ieri emergevano anche dei bonus decisamente importanti, quindi vorrei anche capire bene come verrà gestita tutta la partita dei bonus, delle premialità riguardanti gli obiettivi raggiunti da Aria, perché voglio capire se l'obiettivo è saper salvare un foglio Excel. Se l'obiettivo è quello, probabilmente prenderanno 20-30 mila euro, visto gli importi dei bonus. Se l'obiettivo è far funzionare la campagna vaccinale con l'applicativo che tu hai creato, credo che forse siano loro, come dirigenti, che dovrebbero restituire i soldi alla cittadinanza. Ecco, immagino che sia più la prima, chiaramente, che la seconda, visto come funzionano le cose come meritocrazia in Regione Lombardia. Immagino che sia proprio così. Però spero di essere piacevolmente sorpreso. Vediamo. Ci sono altre domande, ma purtroppo mi dispiace, ma faccio veramente fatica a leggere le domande perché non mi funzionano. Comunque nulla, io credo di avervi dato un po' una panoramica per cercare di fare chiarezza, sia uno della disinformazione che viene fatta in questi giorni, o soprattutto partendo da ieri, su quelle che saranno le nuove riaperture. C'è chi ormai è trionfante sui social a dire abbiamo vinto noi, ma forse non si è accorto che anche i ristoranti che riapriranno saranno quelli che hanno uno spazio all'aperto. Quindi se un ristorante non ha uno spazio all'aperto rimarrà ancora chiuso, purtroppo, nonostante magari abbia predisposto tutte le misure di contingentamento dei numeri, di prenotazioni, di misure sanitarie o che altro. Non è vero che saremo tutti gialli, saranno solo le regioni che avranno i parametri con l'RT che consentiranno di tornare come zona gialla. Non è vero quindi che c'è tutta, diciamo, questa riapertura, tutto questo grande successo voluto da Salvini. E dall'altra parte volevo proprio parlare di quello che è successo con Fontana e di questa. Ecco, guardate un attimo, ecco qua, forse riesco a vedere meglio qualche commento perché vediamo se c'è qualche documento, qualche domanda. Allora, no.
la mia ditta, domino oggi seguire la politica. Ah, Antimo mette una questione su cui magari ragionare insieme, su cui magari sì, effettivamente c'ho una riflessione da fare. Mi dice: Marco, scusami, ma allora siete consapevoli che comunque vi è una specie di alleanza, chiamiamola così, tra PD, Lega e Forza Italia? Allora mi domando, che senso ha fare un'alleanza nazionale tra Partito Democratico e 5 Stelle? Una domanda che mi faccio spesso anch'io, è una domanda che spesso trova una risposta del tipo: ma chi ce lo fa fare? Ve lo dico proprio onestamente, partendo da una considerazione, che per fare un'alleanza, almeno programmatica, serve avere temi in comune, obiettivi in comune, valori in comune e soprattutto cercare di parlare la stessa lingua anche sui territori. E quello che tu mi dici, Antimo, proprio evidenzia la grande distanza che esiste tra una narrazione che potrebbe essere anche positiva se tutti andassimo nella stessa direzione, proprio per avere dei programmi comuni, con dei valori comuni o che altro, che però poi non trova riscontro e non viene rispecchiato, almeno per quanto mi riguarda, ma vedo che in molte esperienze è così, con quelle che sono poi le azioni vere e la pratica della politica fatta sul territorio. Se io vedo che sul mio territorio, dai consiglieri comunali dei vari comuni, consiglieri regionali, quelli che sono stati poi votati dai consiglieri comunali per essere consiglieri provinciali, e nelle relazioni rispetto ai piani di sviluppo di un territorio, la visione dal punto di vista ambientale, non a parole, nei fatti, la questione relativa al problema della legalità, non a parole, nei fatti, diventa poco conciliabile. Il dubbio poi ti viene perché dici: ma allora, ma tu, Partito Democratico, vuoi fare un percorso, quindi lasciando per strada e lasciando dietro di te alcune delle aberrazioni che ti hanno fatto diventare negli anni un partito di destra? Non con l'accezione negativa di destra, ma per dire che hai sposato negli anni dei valori e degli aspetti valoriali di destra, oppure vuoi tornare nel seminato di una politica fatta per i cittadini e che parla chiaro con i cittadini senza mettere l'etichetta o di destra o di sinistra o di centro o che altro? A me sembra che il Partito Democratico purtroppo non riesca a spogliarsi di quegli abiti che ha iniziato a vestire, forse l'aveva già iniziato prima, ma in modo ancora più evidente col segretariato, con la segreteria Renzi, e che poi praticamente l'ha trasformato e reso praticamente un Forza Italia numero due sui nostri territori. Quindi, se questo è il Partito Democratico e se l'atteggiamento che hanno e avranno i vari esponenti del Partito Democratico continuerà a essere quello dell'ambiguità, è chiaro che sarà difficile, se non impossibile, fare un dialogo con questo partito. Se invece anche il Partito Democratico dovesse fare un'azione di revisione totale, ma ci credo poco, ho sentito le parole di Letta, l'altro giorno diceva: io sono amico di Berlusconi, io governo bene con Salvini, cioè diceva queste cose, quindi devono uscire dalle ambiguità, non possono essere a parole una cosa e nei fatti, come hanno fatto sempre, infatti, in tutti questi anni, essere un'altra cosa. Quindi è evidente che c'è questa difficile situazione, però anche il Partito Democratico si deve rendere conto che, a meno che gli va bene la situazione del genere, quindi il fatto comunque di definirsi e mantenere la sua situazione di status quo, a prescindere di essere maggioranza o opposizione, tanto le sue poltrone se le tiene comunque, ma se vuole fare veramente un'azione riformista del nostro paese, deve lasciare per strada tutte quelle cose, altrimenti credo che sia impossibile per il Movimento 5 Stelle poi poter intraprendere questo tipo di alleanza. Sì, esatto, dici bene Stefano, il Partito Democratico deve uscire dalle ambiguità e purtroppo, tu lo sai bene, tu sei Cremona, vediamo come territorialmente, ora voglio raccontarvi un aneddoto, sia così nella nostra provincia, il Partito Democratico è un partito molto simile a Forza Italia, cioè è difficile da negare. Allora,
Vediamo, mi dice Massimo Ro, economia reale, per favore date la possibilità di trasformare i contratti d'affitto commerciale con la cedolare secca del 20%. Lo Stato incassa immediatamente la tassa, in cambio obbligo della riduzione del canone della locazione del 10%, riduzione dell'IMU sui commerciali affittati per poter, scusate, ridurre ancora un 5% del canone d'affitto. Sì, quello che tu proponi, Massimo, penso che sia misure di buon senso e misure anche realistiche, non solo per la situazione economica attuale, ma sarebbero state già anche realistiche nella condizione economica precedente. Sono sicuramente misure di buon senso ed è chiaro che su questo andrà affrontata in modo molto pratico per avere delle soluzioni. Io trovo, per esempio, assurdo, scusa se mi sposto un attimino del tema, che durante questo periodo di crisi, per esempio, chi aveva un'attività commerciale doveva pagare ancora la Tari, nonostante fosse magari un'attività chiusa, e non si sia mai pensato di fare un ristoro direttamente al comune, in modo tale che il comune non richiedesse più i soldi della Tari al bar, al ristorante, alla palestra o che altro, che stava lavorando al 10%, al 0% o chi magari al 50% in altre situazioni. Quindi sono sicuramente situazioni da valutare insieme. E nulla, ragazzi, si è fatto un pochino tardi, mi sono accorto, ho fatto una diretta lunghissima e io davvero vi ringrazio per l'attenzione e le tante domande. Io spero di potervi poi ragguagliare nei prossimi giorni. Martedì avremo un altro consiglio regionale, ci saranno ancora situazioni importanti da commentare, da tenere bene sotto controllo, quindi mi raccomando, scrivetemi se ci sono domande, se avete dubbi, se volete approfondire qualche argomento, così magari ne parliamo nella prossima diretta. Nel frattempo, niente, vi saluto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti.